rieccolo, Fausto Coppi. Tutti lo aspettano in questa Trevalli Varesine. Il suo ritorno alle gare eccita l'impazienza dei tifosi. Non importa se i giovani scatenano una fuga. Non importa se Moser e Ranucci si confermano campioncini di vaglia. Coppi è col gruppo. Vada a rodarsi, quasi in allenamento. Tutti gli occhi sono tuttavia per lui. È il passaggio del campionissimo che si aspetta. Appare quasi logico che i fuggitivi siano raggiunti sulle rive del Lago Maggiore nella calma serenità del paesaggio. È Coppi che conta. Il prestigioso Fausto che a 37 anni sa suscitare ancora tanta passione. Stracciali tutti, è l'augurio. Ma Fausto non forza, non si butta allo sbaraglio. Pedala tranquillo, elegante, scortato dai suoi gregari. A stracciare tutti ci pensa invece Gastone Nencini, il pupillo di Gino Bartali. Il grande rivale di Coppi, pure assente, sembra prendersi col suo allievo una grossa soddisfazione. Il toscanino stacca tutti di forza, fila ormai di prepotenza verso la vittoria. Gli altri sono lontani. Coppi è nel gruppo e la folla lo invoca. Irrompe invece in pista l'allievo di Bartali a pieni pedali. Arriva solo da trionfatore. Si è conquistato d'autorità la maglia azzurra per i campionati del mondo. Ma la folla è fatta così. Vuole Coppi e Fausto le regala una bruciante volata vittorioso sul gruppo. È arrivato 23esimo dopo 6 minuti, non importa. È ancora l'idolo di ieri e dei ragazzi di oggi.